lineare e annuncia un passaggio di avvenimento. E quindi denuncia un po' quella che erano del campionato di Serie B. Reti nel primo tempo di Favilli per la Ternana e doppietta di Coda nella ripresa per il Genoa. Prima mezz'ora è stato un bel Genoa che ha tenuto bene il campo, possesso palla, pressing, ha creato due occasioni, una con Coda e l'altra con Aramu. Poi nell'ultimo quarto d'ora è salita in cattedra la Ternana, che si è vista annullare un gol per fuorigioco di Soresen. Poi c'è stata una grandissima parata del portiere del Genoa Martinez, che ha mandato un tiro da fuori area del giocatore della Ternana sulla traversa. E poi al 44esimo la Ternana è passata in vantaggio con l'ex Favilli. Nella ripresa Blessing cambia completamente la squadra, mette dentro Strootman per Frendup e Puskas, un attaccante, per Yalcin, per affiancarlo a Coda. E qua cambia il Genoa, ha iniziato a creare gioco, a creare occasioni con Coda, con Aramu, e ha pareggiato verso il 70esimo su calcio di rigore, rigore accordato per fallo del portiere su Coda, trasformato tranquillamente palla centrale, portiere spiazzato. E dopo due minuti il Genoa passa in vantaggio, lancio lungo dalla difesa, colpo di testa di Puskas che libera Coda, che davanti al portiere lo supera con un pallonetto. E qua il Genoa è stato straripante, perché ha avuto altre due o tre occasioni, una con Coda, un'altra con Aramu uscita di poco, un'altra con Puskas, e alla fine ha strameritato la vittoria. Un Genoa che oggi ha dimostrato ancora di più di essere la squadra più forte, perché nonostante il primo tempo, mezz'ora sì dominata, però la Ternana ha giocato un bel calcio, nella ripresa non c'è stata partita, c'è stata solo una squadra in campo. Il Genoa, la Ternana, ha fatto un tiro in porta. Adesso prossima partita in casa col Brescia. Il Genoa è primo in classifica a pari punti col Frosinone e deve continuare così, con questa grinta. Questa è la quinta vittoria in trasferta su sei partite. Adesso bisogna anche vincere in casa, e vincendo e giocando anche così non ce ne sarà per nessuno. Oggi non ho trovato difetti. Forse Strootman, secondo me, doveva giocare dall'inizio, perché è importantissimo per questa squadra. Ha cambiato completamente la partita, centrocampo, è come ci fossero 10 giocatori in campo. E poi un'altra cosa, secondo me anche Coda dovrebbe giocare con qualcuno vicino, come ha fatto nel secondo tempo, aveva vicino Puskas, e si è visto, ha tirato in porta, ha fatto due gol, cambi gioco. Comunque un ottimo Genoa, vinto su un campo difficilissimo, quello della Ternana, che era la prima in classifica, arrivava da 5 vittorie consecutive. Così si sta in Serie A e si è dimostrato ancora una volta che questa è la corazzata, che è la squadra più forte della Serie B. Con questo vi saluto, vi aspetto alla prossima, un ciao dal vostro Marco.